c'è un patto silenzioso negli ospedali italiani. È quello che lega i medici e i familiari dei pazienti che sono in bilico fra la vita e la morte. A liberarlo è un infermiere caposala dell'ospedale Careggi di Firenze, che in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano La Repubblica sostiene che l'eutanasia, seppur vietata in Italia, è una pratica molto diffusa negli ospedali del nostro paese. Solo nel mio reparto, dice l'infermiere, posso essere testimone di almeno 30-40 casi l'anno in cui si decide di spegnere volontariamente le macchine che mantengono in vita queste persone. Sono i parenti che ce lo chiedono. Io sono un cattolico praticante, conclude il caposala fiorentino, ma non capisco perché questo deve continuare ad essere un segreto. Emanuele Mauri, per Corriere Univ. Neri, piccoli, perfetti col ciberficano e invisibili ai controlli della polizia. Sono questi i nuovi ovuli utilizzati dai narcotrafficanti per trasportare eroina in Europa dai paesi del Maghreb. A rivelarlo è un articolo del Corriere della Sera, nel quale un frontaliere della droga svela le nuove tecniche per far arrivare sul mercato europeo le sostanze stupefacenti. Si tratta di capsule della grandezza di un sasso racchiuse in una pellicola nera al carbonio, che rende quasi invisibili ai raggi X, ma che permettono di trasportare lo stesso quantitativo di eroina rispetto ai metodi tradizionali. Gli ovuli vengono ingeriti insieme al cibo africano per renderli più digeribile. A trasportarli sono persone comuni, alle quali vengono pagati viaggio più extra. Chi traffica droga, spiega il narcotrafficante, non corre il rischio di viaggiare su un barcone con degli immigrati, ma se ne sta comodo in prima classe di un aereo. Francesca Gatti, per Corriere Univ. Costretti a versare metà del loro stipendio ai cittadini che avranno ingiustamente penalizzato. È la principale novità della riforma sulla responsabilità civile dei magistrati, approvata nei giorni scorsi al Senato e che da oggi è legge. Da questo momento in avanti, chi avrà subito un torto giuridico potrà far ricorso allo Stato, che a sua volta si potrà rivalere nei confronti dei magistrati. Si tratta di un passaggio storico, ha commentato il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. I cittadini saranno più tutelati. Non la pensa così l'Associazione dei Magistrati, che parla di un pessimo segnale. Da oggi c'è la concreta possibilità che la parte processuale più forte possa decidere di liberarsi di un giudice scomodo, sostengono. È una strada pericolosa verso una giustizia di classe. Critica anche le opposizioni. Il Movimento 5 Stelle parla di un atto di intimidazione nei confronti dei magistrati. Il testo è stato approvato con 265 sì, 51 no e 63 astenuti. Imano Unane, per Corriere Univ. È stata scoperta l'identità del membro dell'ISIS più volte ripreso nell'atto di decapitare gli ostaggi in mano allo Stato Islamico autoproclamato. Secondo fonti di Scotland Yard, l'uomo è di Londra, proviene da una famiglia agiata ed è laureato in informatica. Nel 2012 avrebbe lasciato l'Inghilterra e sarebbe giunto in Siria per unirsi all'ISIS. Conosciuto come Jadi John, in realtà il suo vero nome è Mohamed Mbazi. Matteo Palmiero, per Corriere Univ.